L'importanza di guidare bene e in modo responsabile comincia dai corsi di guida sicura tenuti in Italia da molte organizzazioni. In testa a tutte l'Automobile Club d'Italia, che al centro di guida sicura di Vallelunga, l'autodromo romano per eccellenza, ha appena aggiunto una seconda sede ad Arese, sede storica del marchio Alfa Romeo. Era il 1963 quando sorse l'impianto produttivo del Biscione. Nasceva verso Lainate, vicino ma non troppo a quella Milano che poco dopo sarebbe diventata la metropoli italiana, dove le belle auto erano protagoniste, lo sport al volante intoccabile. Ora, proprio nella stessa area, sorge un villaggio dedicato all'auto e al modo migliore per guidarla in sicurezza. Tutto questo naturalmente è fatto con una finalità, quella più importante, la sicurezza stradale, insegnare ai giovani a guidare bene, superare la fase difficile del post patente, la fase che purtroppo statisticamente sappiamo essere quella in cui abbiamo un maggior tributo di vite umane. Noi vogliamo che i ragazzi si rendano conto subito, nel minor tempo possibile, quali sono quelli i normali limiti di un giovane neopatentato. Bisogna imparare qui a capire le proprie deficienze, le proprie incapacità, fare un bagno di umiltà e uscire da questo guido di centro sicura molto più consapevoli delle proprie capacità. La formula è la stessa che ACI Sara propongono a Vallelunga, qui con 4 aree in cui vengono riprodotte le situazioni di pericolo quotidiane, come l'acquaplaning, la guida in condizioni di scarsa aderenza, la gestione del sottosterzo e del sovrasterzo. Il tracciato per guidare misura 1,5 km con una carreggiata di larghezza costante di 9 metri e 12 differenti conformazioni per provare a confrontarsi con le proprie emozioni e riuscire a risolvere le situazioni più comuni con addestratori professionisti. Ma velocità e sicurezza devono costituire una sinergia valida, in grado di salvare la vita stessa degli automobilisti. I circuiti nascono per questo e i corsi di guida sicura incrementano ogni anno le iscrizioni perché gli automobilisti capiscono che la sicurezza deve venire per prima.